Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet. Iniziamo allora tutti insieme questo momento di preghiera. Sabato 27 maggio 2023, vigilia della solennità di Pentecoste. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendo vivere in noi. Nell'insegnamento e nell'opera di Cristo nulla è più essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno dell'amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la misericordia e l'amore, mediante e non contro la giustizia e l'ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di effondere per mezzo del Figlio lo spirito di perdono. Nella Chiesa degli Apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita cristiana. Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità, stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo della Chiesa. Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia e gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto e che esulta eternamente nello Spirito Santo. Prima del Vangelo ci sarà la sequenza e, terminato il Vangelo, termineremo con la preghiera dei fedeli. Iniziamo allora questo momento di preghiera con il canto Vieni, vieni, Spirito d'amore. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Insieme, vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito d'amore, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti, e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Insieme. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Nel
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, un cordiale saluto a tutti. Oggi, 27 maggio, la Chiesa iniziano i due giorni di festa di Pentecoste. Oggi la vigilia e domani la grande solennità. Questo momento è veramente un momento speciale perché con oggi si conclude questo grande momento di preghiera, questo tempo pasquale che Gesù ci ha donato. E allora dobbiamo davvero ringraziarlo perché il Signore ha donato tutto questo per noi. Pensate che Gesù, come abbiamo detto, si è donato volontariamente per noi. Questo ci fa capire il vero amore che Gesù aveva per tutti noi. Dobbiamo davvero ringraziarlo e dirgli: Signore, noi siamo felici perché tu ci accompagni in ogni momento della nostra vita. E allora ringraziamo il Signore e iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Insieme. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Cristo, che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Insieme. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Signore Dio, Re del cielo, il Padre onnipotente, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra.
pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Su tutti i popoli regna il Signore. Insieme. Su tutti i popoli regna il Signore, il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Su tutti i popoli regna il Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Su tutti i popoli regna il Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Su tutti i popoli regna il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. E ora segue la sequenza allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Giovanni. Gloria a te, o Signore. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Lode a te, o Cristo. E ora diciamo tutti insieme la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: venga il tuo spirito, o Padre, venga il tuo spirito, o Padre. Per la Chiesa, lo Spirito del Signore, che raduna i figli di Dio da ogni parte della terra, bruci ogni traccia di egoismo, causa di discordie e divisioni. Preghiamo. Venga il tuo spirito, o Padre. Per i missionari, lo Spirito Santo sostenga il loro coraggio apostolico e renda tutti i cristiani corresponsabili dell'annuncio evangelico. Preghiamo. Venga il tuo spirito, o Padre. Per i giovani, lo Spirito doni loro forza di profezia e l'audacia di un servizio generoso alla Chiesa e al mondo. Preghiamo. Venga il tuo spirito, o Padre. Per i governanti, illuminati dallo Spirito Santo, promuovano con sapienza il bene comune, la vera libertà e la pace. Preghiamo. Venga il tuo spirito, o Padre. Per l'Emilia-Romagna, possa il tuo spirito, Signore, sostenere sempre tutte quelle popolazioni, perché non perdano mai la fiducia di continuare ad andare avanti nella loro vita, perché tu, Signore, li aiuterai. Preghiamo. Venga il tuo spirito, o Padre, per l'Ucraina e per tutte le regioni che sono in guerra. Possa il tuo amore e il tuo Spirito Santo spezzare ogni divisione e discordia, poiché con la guerra non si ottiene la pace, ma si ottiene solo distruzione e mai la vittoria. Preghiamo.
venga il tuo spirito, o Padre. Per tutti noi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet, dall'ascolto della parola, sappiamo trarre la forza di testimoniare una fede autentica e una carità senza riserve. Preghiamo, venga il tuo spirito, o Padre. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Io vi ricordo, questa sera alle ore 19:30, sì, ore 19:30, i primi vespri di Pentecoste sul canale della Cappella. Domani, 28 maggio, alle ore 11:18, le letture solenni dedicate appunto a Pentecoste. E alle 19 di domenica 28 maggio ci sarà il vespro, i secondi vespri di Pentecoste, ore, scusate, 19:30. Quindi sia questa sera che domani sera i vespri saranno alle ore 19:30. Trovate poi tutti gli orari ovviamente in descrizione. Volevo anche dirvi un'altra cosa, alle letture delle ore 18, alle letture delle ore 18, terminato il Vangelo e terminata la preghiera dei fedeli, canteremo io e mia mamma il canto del Te Deum per ringraziare il Signore di questo tempo pasquale che ci ha donato. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Invochiamo la tua presenza. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni spirito, scendi su di noi. Vieni spirito, scendi su di noi, vieni su noi, Maranatha, vieni su noi, spirito. E buona serata a tutti. Pentecoste.